Test, test.
Un cordiale buonasera qui dal Pala Raiffeisen per l'ultima di campionato regolare di Serie A Beretta fra le società dell'EPAN e gli ospiti della Palamano Trieste. Orario inconsueto per tutti, tutti giocano oggi alle ore 17. Ricordiamo che ci sono ancora 2 giornate di campionato e poi ci saranno i playoff e i playouts, quasi già tutti definiti, qualche limatura per le posizioni. Comunque EPAN purtroppo deve già concentrarsi ai playout. In partita importante oggi contro il Trieste, che già si è salvato matematicamente, partita importante per tenere il decimo posto, per avere anche qualche vantaggio nei playout fra il ritorno e la bella che si dovrebbe. Giocatori che sono già in campo, partiamo subito con le formazioni. Gli ospiti, c'è il numero 12, ben ritornato Postojna, Thomas, dopo un lungo infortunio, la prima per lui, speriamo che sia tutto andato bene e che possa rientrare subito in gran forma. Poi c'è Fasanelli Riccardo col numero 1, Radojkovic Jan numero 3, Aldini Enrico numero 4, col numero 6 Horvatin Giacomo, il 7 Mazzarol Gabriel, il 9 Pernic Alex, 13 Di Nardo Massimiliano, 14 Parisato Davide, il capitano Visintin Marco col 19, il 20 Stojanovic Alexander, 21 Zoppetti Nicolò, 20, il 33 Sandrin Luca e il 77 Bratkovic Adam. In panchina come sempre Radojkovic Freddy. Poi c'è lo Sparerepan che gioca sulla sinistra della postazione col numero 1 Bortolotti, il numero 5 Pliger Daniel, il 6 Obera Ochian Niklas, numero 8 Zljepcevic Dragan, numero 9 Singer Simon, 10 Pircher Andreas, l'11 ritornato anche Branch Thomas dopo un mese di infortunio. C'è il numero 12, Raphael Christian, già in porta, il numero 13, Widenhofer Alex, il 17, in campo anche lui, Pircher Moritz, il 18, Morandel Gabriel, il numero 30, Lazarevic Uros, poi c'è Santinelli Omar col 34, Stankovic Nicola col 61 e Morandel Bernd col 91. In panchina c'è sempre Foerauto e Malesevic Mile che dirigono tutto dal fondo campo. Intanto partita già iniziata, Eppan che ha in mano la palla e chiaramente alla ricerca disperata di punti per tenere questo decimo posto di cui vi avevo parlato. Difesa come sempre solita dura del Trieste, una 3-2-1 ben formata già da tutta la stagione, che giocano questa difesa molto molto organizzata. Vediamo come si comporta l'Eppan dopo una settimana di allenamento e c'è subito Branch, il nuovo rientrato, gol per lui, 1-0 per l'Eppan. C'è Raffl con la prima parata. Palla persa, contropiede perfetto di Aldini, 1-1. Lazarevic non rientra in tempo. Fasanelli
fallo su Janiklas. Gli arbitri Donisi e Macarone che dirigono questo incontro. Vi premetto anche le altre partite. Bolzano contro Rubiera, poi c'è il Fasano contro il Conversano, chiaramente una partita importantissima per il primo posto finale del campionato, il Merano contro il Cassano in casa, il Pressano che gioca in casa, l'ultima anche il Pressano contro il Carpi, Siracusa in casa contro il... tutte partite sicuramente importanti sia per il play-out che per i play-off, altri chiaramente più tranquilli che possono gestire magari e provare qualche cosa di nuovo la prossima stagione. Bel gol, questa Janiklas che salta dentro e prende questa palla col pugno, fa gol 3-2, intanto il risultato per la formazione di casa. Janiklas bravo, partito col piede giusto, con la voglia e il cuore che ci vuole. Il Trieste che nelle ultime partite chiaramente si è salvato matematicamente, soprattutto grazie a quella persona lì, quel giocatore lì dell'ala, fra Bratkovic e Visintin. Che sono le due pedine più importanti della formazione triestina. Palla velocissima del Trieste scaricata alle ali. Vediamo che pressione può fare Leppan. Singer, bel gol. Non facile. Bel gol per lui. Zoppetti, bucato. E rigore, 7 metri. Janiklas che era in aria e per cui decisione giustissima. Stojanovic Alexander, questo giovane triestino che ha tirato anche lui la squadra dalla posizione di terzino per tutta la stagione alla fine. 4 pari, 5 minuti giocati. Lazarevic che si sposta sull'ala, 5-4, subito il Trieste veloce, fallo niente di grave, fallo al numero 6 Horvatin, che si scusano i due giocatori Branch e Horvatin. Vediamo difesa dell'Eppan, buona per il momento. Branch chiaramente fa una notevole differenza sia in attacco che in difesa. C'è già dentro il numero 18 Morandel. Gabriel in difesa anche lui. Gol intanto per il Trieste su una palla che Raffl non riesce a prendere, passata dalle mani della difesa nell'angolo. Vediamo, bella velocità, Branch anche lui, angolo corto per lui. Thank you.
qui graziato Gabriel Morandel su un fallo ai danni di Horvatin in ritardo. Vediamo che tutto l'attacco alla fine del Trieste, attacco e poi palla di nuovo all'ala. E qui c'è una bella elevazione, un bel Kempa. Ripresa veloce, ripresa veloce. Brutto fallo questo di Nardo. 7 metri. Si sta discutendo sul rosso o meno, penso. Vediamo cosa fanno. 2 minuti, non è d'accordo il pubblico perché chiaramente Niklas Oberauch era in velocità. Comunque 2 minuti penso giusti, visto così dalla postazione. Sei pari intanto, vediamo se Niklas riesce a bucare Zoppetti. Ok, 7-6. Difficile per Morandel, Gabriel, sedicenne che difende su Horvatin. Bratkovic che si sposta dall'ala. E sempre con due passi e una finta riescono ad aprire il varco nella parte destra, il terzino Stojanovic. 7 pari, partita che sapevamo non sarebbe stata facile, niente facile per l'Epan in questo campionato di ritorno soprattutto. Fischio veloce da parte dell'arbitro per Dragan, il nostro pivot. Fortunato questo passaggio, intercettato da Lazarevic, 8-7, preme Lepan. Adesso c'è Radojkovic che entra come sesto uomo. Finito anche i 2 minuti, ritorna il portiere in porta. Alla fine il Trieste ha fatto quel punto in più importante per la salvezza matematica con degli incontri sicuramente bellissimi. Velocità, velocità, Moritz Pircher. 7 metri per lui, questo è il Pircher Moritz, il capitano che si conosce qui a Epan. Velocità 1 contro 1 e rigore per lui. Jan Niklas già pronto. Sbaglia Jan Niklas, sbaglia questo rigore importante, importante nel momento. Per spostarsi un po' più avanti, comunque 8-7, sempre il risultato. Nel frattempo vediamo un attimino anche gli altri risultati. Vediamo il Bolzano in avanti 5-4, qui nel frattempo
Bratkovic non sbaglia, porta di nuovo la parità. Fasano con Versano, beh, si diceva che non si regalano niente i pugliesi. Merano 3-2 contro il Cassano, il Pressano 2-2 e il Siracusa già in svantaggio 3-5 contro il Sassari. Come vi dicevo, se l'Eppan oggi riesce a fare dei punti importanti per tenere il decimo posto e per avere già il ticket nella partita del 18 di maggio a Siracusa. Siracusa ultimo in classifica con 3 punti, comunque in gran forma attualmente questa squadra della Sicilia, che ricordiamo ha già vinto in casa contro l'Eppan e ha fatto un punto contro il Merano. Questi sono i 3 punti che attualmente il Siracusa ha sul conto. Vuol dire che se dovesse andare così come pronosticato, l'Eppan va a Siracusa il mercoledì e poi il sabato e domenica gioca in casa. Intanto sbaglia un altro pallone importante Jan Niklas. Zoppetti, bravo il portiere, tirato male Jan Niklas. 2 palle importanti . Poco pubblico anche qui al Pala Raiffeisen questo sabato alle 5. E qui altra Kempa, poco attenti la difesa dell'Eppan su queste cose qui, sbaglia comunque, c'è la traversa che impedisce e salva l'Eppan. Altro tiro, Lazarevic in penetrazione, 9-8, il terzo gol. Rientra Visintin, l'icona del Trieste. Chissà se in futuro ci sarà ancora un giocatore così nel Trieste che da tanti anni tira il carro con la stessa motivazione come sempre. Bratkovic se la prende Raffl con Singer che lascia andare Bratkovic, terza volta, 9 pari. Sempre lo stesso gioco del Trieste, ma è facile da individuare anche perché tutta la stagione che giocano così, finta, terzino e passaggio all'ala, però sembra che funzioni. Gol intanto, Lazarevic fa tutto lui, 10-9. 14 minuti di gioco, siamo di nuovo al livello dei 40 gol a partita. Qui il Trieste va avanti con le prove dei Kempa. Non andato a buon fine, forse c'era un piedi in questo caso, vabbè, passaggio, Bratkovic, sempre lui, palla persa e subito gol del Trieste. Cambio portiere intanto nelle file di Eppan, entra Bortolot. Reagisce subito Malesevic in panchina.
Qui c'era forse un fallo su Branch prima, hanno visto i passi di Moritz Pircher, palla persa, possibilità di andare in vantaggio per il Trieste. Reclamato lo sfondamento, non concesso, gioca veloce il Trieste. Si pulisce intanto il campo. Se ne occupa mio fratello Otto Forer, lui stesso personalmente. Ormai fa tutto allenatore, pulisce il campo, interviste, fa tutto lui. Horvatin. Bratkovic, qui uno sfondamento non concesso e subito Visintin, bell'angolo, 11-10. Non riesce Leppan a tenersi queste ali che fra Kempa e fra passaggi alle ali riescono sempre a entrare e tirare. Bella parata di Zoppetti su scusate, sul pivot di casa. Zjepcevic sbaglia questo tiro importante, vediamo. Fra Oberauch e Zdechevich, due palle importantissime. Ci vuole una bella parata adesso anche vediamo se Bortolot si tira dopo il fischio. Branch. Doppio anche questo. Comunque, arbitri oggi in buona vena. 12-10. Entra Stankovic. Per dare un po' di respiro a Branch, chiaramente dopo un mese di stop manca un po' il fiato. Tiro centralissimo. Se la prende Jan Niklas questa palla e time out e un minuto di riposo per tutti noi.
si ritorna in campo al 19esimo minuto, 10-12 il risultato a favore del Trieste, che non ha perdonato niente fino adesso. Stanković non si prende la responsabilità, Stanković libero per poter tirare, niente da fare. Singer sbaglia, giustissimo il fischio dell'arbitro, palla rimane a Leppan. Vediamo Jan-Niklas Oberau, sfondamento su di lui dopo un blackout completo di Stanković. Fondamento netto. Velocità, palla rubata Singer. Subito contropiede, uno contro uno, numero 6, rigore, 2 minuti e così funziona la pallamano. Bisogna essere veloci, lucidi, come il Trieste in questo caso, che ruba palla e si procura un bel rigore con un'esclusione dell'Eppan. Stojanović non perdona. Samuele in porta senza possibilità di parare questissimo tiro. 13-10. Ormai l'Eppan deve trovare una super sveglia. Fuori Lazarević. Jan-Niklas Oberau. Stanković che qui passa la palla, tira, tiro moscio. Eppan in 5 in difesa, c'è Morandelbernd adesso sull'ala. Sfondamento, Jan-Niklas Oberau ha imparato anche lui a cercarsi lo sfondamento, però si è trovato Stojanović, sicuramente un ragazzo vicino ai 100 kg che Branch, ritorna Branch. Manca l'ala, manca passaggio di nuovo Jan-Niklas. Bel gol di Jan-Niklas. Undici-13, intanto ritorna Lazarević in difesa al centro. Cambio
cambio adesso di portieri. Fasanelli, Riccardo col numero 1 che entra in porta. Jan-Niklas Oberauch, Bernd Moran sbaglia anche lui subito una parata di Fasanelli. La differenza qui al Palaifeisen li fanno i portieri del Trieste. Già 4 le parate al 100%. Non mancano le occasioni per l'Eppan, ma mancano i gol perché ci sono dei portieri validissimi in porta. Difesa ottima, Jan-Niklas Oberauch, palo per lui, si prende la palla, vediamo, e fa gol. Non sapeva Fasanelli a chi dare questa palla. Un attimino per lui, 12-13, ben per Pan. Oberauch che dà l'ultimo sangue in questa partita. Contropiede, Eppan, Lazarevic, tiro, gol, 13 pari. Riprende la partita l'Eppan. Entra Mazarol col numero 7 all'ala destra. Radojkovic che gestisce palla regalatissima al Trieste, scusate, l'arbitro la vede così, vicino, avrà ragione lui. Jan-Niklas Oberauch, butta via, la palla è subito il numero 14, ha risato Davide, bella elevazione, non è andato il passaggio di Bortolot. Attentissimi i difensori del Trieste. Branch, Morandel, Lazarevic, sempre due uomini su di lui. Combatte l'Eppan, combatte, e purtroppo intanto la differenza, come vi ho già detto, la fanno i portieri. Jan-Niklas Oberauch, anche lui di nuovo sbaglia, para il numero 1 Fasanelli, e invece fa gol Mazarol. Niente da fare, portieri inesistenti intanto nelle file dell'Eppan. Branch, bel angolo per lui, bel braccio, questo numero 11 dell'Eppan. E però qui entra subito, fanno gol facilissimi i triestini. Chiaramente
Horvatin è un bel numero di giocatore, 16-14, di nuovo regolato il punteggio. Braccio fulminante di Branch, 15-16. Bella difesa di Morandel. Trenta secondi alla fine e time out del Trieste, ancora un minuto di riposo e poi vediamo come finisce questo primo tempo. Ventisei secondi alla fine del primo tempo, intanto risultati anche loro chiaramente verso la fine del primo tempo. Bolzano 15, Rubiera 16, anzi adesso già 17, Fasano 8 pari contro il Conversano, il Merano in vantaggio 14-11, il Pressano in svantaggio in casa, il Pressano che al ritorno ha fatto pochissimo dopo che è svanita la quarta posizione, 10-12 contro il Carpi, il Siracusa 8-13 contro il Sassari. Sbaglia Stojanovic, si riprende la palla Lepan, mancano 7 secondi, palla buttata via da Branch, nessuno gli dà possibilità di passaggio, 15-16 in svantaggio Lepan dopo 30 minuti e ci sentiamo dopo la pausa.
bad news. Woo! Rieccoci per il secondo tempo qui al Palla Raiffeisen. Trieste già pronto, arrivano i giocatori dell'Eppan. Purtroppo hanno perso il capitano Moritz Pircher, che ha dovuto andare all'ospedale per delle cure della sua bambina che è stata male qui all'incontro, e per cui auguri per la piccolissima del nostro capitano.
entra in campo Santinelli, per lui altra botta per Leppan dopo che Moritz Pircher ha fatto un bel primo tempo. Comunque è importante che stia bene la sua bambina e che i medici l'aiutino presto. Speriamo che Leppan possa regalargli una vittoria in questo incontro importante. Ecco, Santinelli in campo, tutto il resto rimane invariato. Anzi, esce Santinelli per la difesa e lascia il posto a Morandel, che si occupa personalmente di Stojanovic. Una bella differenza di stazza, però il ragazzo che da due o tre partite gioca in prima squadra dà l'anima e per cui ci vuole testa e soprattutto gambe. Rimane in porta Bortolot. Solito gioco, solito gol. Visintin, tutto come sempre. Lazaric. Santinelli al centro a dirigere la squadra. Singer butta via un pallone, non si trovano Singer e Santinelli. Giornata no per i portieri dell'Eppan, speriamo che gli ultimi 29 minuti cambi qualcosa. Gol intanto del numero 6, gol anche dell'altro numero 6, due minuti di esclusione a Aldini per aver toccato Jan-Niklas Oberauch. Qui adesso si vede magari la differenza del fallo che c'è stato già nel primo tempo. Aldini qui ha appena sfiorato Oberauch, invece nel primo tempo c'è stato un brutto fallo su di lui, anche solo quello sanzionato con i due minuti. Fa intanto la conta l'arbitro. Sono 6, manca il portiere e per cui tutto regolare. Bratkovic gioca terzino destro. ...16-18... risultato. Non molla il Trieste. E ci sono altri due minuti per Lazarevic. No.
I 2 minuti vengono accreditati a Sljepčević, non capisce il mondo, comunque rigore, si è girato bene il pivot del Trieste. Gol 19-16. Il Fasano intanto, che è ancora nell'intervallo, è a 13 contro 9 del Conversano, un bel distacco dopo 30 minuti di gioco. Il Merano tutto a posto col 18 a 12, intanto Jan Niklas Oberau fa il 17-19. Il Pressano che si perde è 13 a 17 contro il Carpi. Il Siracusa 9-18 contro il Sassari. Il Carpi che è rinato dopo l'andata. Bella giocata, tiro sbagliato di Stojanovic para Bortolot. Passaggio a Singer, sono sui 12 metri i giocatori del Trieste, Santinelli non trova il varco, fischia subito l'arbitro, saranno 3 le persone che vanno a muro per Lazarević. E fa gol Lazarević, non facile, 18-19. Risultati strani fra il Bolzano e il Pressano, che comunque hanno già la salvezza matematica e per cui possono giocare tranquillamente o con i giovani o con magari meno voglia di combattimento in confronto ad altri che sono nella fase del play-out. Bel passaggi, è sempre il solito Visintin che non sbaglia, dall'ala 18-20, queste giocate che Leppan per tutta la settimana ha provato comunque funzionano sempre, collaudatissime. Santinelli, branch, gol, bel gol, palo e entra la palla, 19-20. Gioca bene Leppan in attacco, il problema è un po' la difesa con le manovre super collaudate del Trieste e qualche defezione dei portieri dell'Eppan. Dradojković sotto mano, sette metri per Lazarević che fa tutto da solo. Si muove di nuovo Oberauch dalla linea di punizione, angolo perfetto per lui, 20-21, 7 minuti di gioco. Intanto il Trieste
ha un bel rodaggio della panchina, si scalda Widenhofer nelle file dell'Eppan, leggero sfondamento di Horvatin, comunque 9 metri per lui. Vratkovic, bellissimo angolo. Sempre più due il Trieste. Angolo per Leppan. Tempo fermo alla ricerca del pallone. Eccolo, ho trovato il pallone. Difesa forte del Trieste. Branch. E fa gol. Ljepcevic riesce a infilarsi fra la difesa del Trieste. 21-22. Risultato sempre 1 più 1 più 2 del Trieste. Ritorna Zopetti. Nel frattempo il Bolzano va a 21 contro i 24 del Rubiera. Il Merano più 8 ormai. Il Siracusa che è a meno 9, è partita probabilmente già fatta per il Sassari. Pulizia campo intanto. Si riprende. Invasione in aria, un giocatore in meno per il Trieste. Singer. Singer prende palo. Trieste che ha sbagliato pochissimo fino adesso, ha preso una traversa, c'è stato un tiro sbagliato di Stojanovic, tutto il resto al 100%. Palla persa. Lazarevic si ferma. Aspetta il pivot. Santinelli che fa vedere lo schema. Para Zopetti.
e Stojanovic. Poco svegli i ragazzi dell'Eppan. Al ritorno 23-21. Cerca Santinelli il buco in mezzo, ma c'è la roccia Visintin. Lazarevic che procura un altro rigore per l'Eppan, cambio di portiere e rientra il mitico Postonia, il numero 16 alla prima partita dopo un lunghissimo infortunio del tendine d'Achille. Sembra ripreso, un po' magrolino per tutto l'allenamento che ha fatto, e subito gol di Yaniklas con cattiveria, niente da fare per Tomas Postonia. 22-23, l'Eppan sempre lì, però non riesce a passare avanti. Bel pallone, Singer, Yaniklas butta via questo contropiede. Visintin, freddissimo, punisce subito l'Eppan e invece del pareggio 22-24. Vediamo se c'è un altro cambio di portieri. No, rimane Bortolot. Discussione in campo. Palo per Santinelli, arriva Branch, Santinelli per due, rigore e fallo di 2 minuti per il numero 13 Di Nardo che lascia il campo. Rosso per lui per le somme dei 2 minuti. Yaniklas già pronto lì. Vediamo. La discussione del commissario. Sistemato la posizione di Di Nardo e finalmente si riprende Zoppetti. Zoppetti para, c'è la traversa di Yaniklas Oberau. Sfortunato l'Eppan. Intanto il Pressano va a 19 contro i 22. Invece il Merano tranquillo in volata. È prima parata di
Samuele Bortolot. Intanto Yannick Lasoberau fa il 23-24 dopo una parata tutto più facile. Cassano 19, Merano 29. Fasano non molla la tregua 16-12 e il Bolzano 24-26. Angolo troppo corto, para un altro. Bortolot, vediamo se è Zoppetti. Che parata di Zoppetti. C'è il passivo. Palla in mano a Leppan. Vediamo se Santinelli, niente, non riesce a entrare. Ci vuole più velocità e concentrazione in queste occasioni. Santinelli, Oberau, arriva Branch, Lazarevic, blocca tutto Branch, c'è il passivo già chiamato dell'arbitro. Urla Malesevic. Ci vuole un tiro franco. Un tiro franco che va nelle mani del numero 6 che non perdona. 25-23. Horvatin. Bell'angolo di Branch che con Santinelli nascosto nella difesa e nessun compagno a cui dare la palla, per cui tira col suo braccio micidiale e fa il 24-25. 12 minuti di sofferenza per Lepan e il suo pubblico. C'è Bortolot adesso, terza parata per lui. E qui non vede l'arbitro il fallo in faccia a Santinelli. Arriva Horvatin, Sandrini, Bratkovic, Radojkovic. E arriva in velocità Lazarevic. 25 pari. Con subito un cambio per Uroš Lazarevic e un time out di respiro di un minuto.
25 pari, adesso c'è più fuoco nelle file dell'Eppan, entra Pircher Andreas sulla posizione dell'ala destra, intanto in difesa anche Widenhofer centrale, cambia un po' per dare del fiato ai ragazzi l'allenatore Malesevic. C'è Radojković sull'ala, terzino sinistro, fa entrare Visintin. E 7 metri e 2 minuti subito per Widenhofer che dà una sberla. Non proprio ci voleva questo fallo. E l'inferiorità numerica, entra Raffl, vediamo dopo la pulizia del campo. C'è Stojanovic che è pronto. Angolo bellissimo anche per lui, non ci arriva Raffl. E 26-25 il nuovo risultato. Sanelli subito entra e si becca il pallone. Lazarevic sotto fallo, 26 pari, partita degli ultimi 10 minuti un po' confusionale, ma comunque interessantissima. Bel blocco del pivot e subito il Sandrin riesce a entrare da solo. Nel frattempo il Bolzano arriva a meno uno col Rubiera. Fasano sempre avanti, il Merano tranquillo e il Carpi che è più 4 sempre a Pressano. Sassari più 10 contro il Siracusa, soffre il Pressano giocando comunque in casa contro un Carpi. E time out richiesto da Leppan sul 26-27 e un altro minuto. Senza pressione, si divertono, il risultato gli dà ragione. Altri 20 secondi in inferiorità, Leppan. Pulizia del pallone.
Santinelli, Branch, lotta. Intanto altri 5 secondi e poi Leppan di nuovo al completo. Santinelli va. Entra Pircher. E para Postonia col piede, non facile questa parata, infatti sussulta Pircher Andreas, sbaglia questo passaggio micidiale di Branch. Fallo su Jan Niklas, che comunque riparte. Sette minuti alla fine, meno uno Leppan. Gli serve un punto importante per non essere superato dal Carpi. Stanco anche Lazarevic. Fallo di passi, infrazione di passi, scusate, per Santinelli. Fondamento fischiato al Trieste. Pircher. Altra palla buttata al vento, bel passaggio, gol, è in crisi Leppan, ci vuole un altro time out e un cambio di giocatori. Inserisce un secondo pivot, Malesevic. Manca moltissimo in questa occasione il capitano, che ha dovuto lasciare il campo. Altra pulizia del campo.
Ormai tutti sudati. Cinque minuti ancora per l'Epan per avere almeno un punto importantissimo per la posizione, per tenere la posizione, visto che sia il Rubiera che il Carpi sono lì a vincere le partite. E qui sfortunato Santinelli. Non ha visto l'arbitro il tocco della difesa. Adesso l'Eppan deve cercare di non prendere più gol, se no diventa difficile. Bolzano con un mini break passa a 31 a 30 col Rubiera, il Fasano avanti di 5, Bressano adesso è in parità, vediamo se si aggiustano le cose secondo anche la classifica di tutto l'anno. Bratkovic prende solo il palo. 3 minuti e mezzo, meno 2. Non è convinto Santinelli. Difesa 4-2 adesso. Facile. La difesa di Pernic è paratona di Postonia su Kircher. Decisiva forse questa parata. E come vi ho detto già tutta la partita, la differenza li hanno fatto i tre portieri del Trieste. Anche se Bortolot qualche palla, poi la parata, ma la difesa del Trieste e assieme ai portieri ha fatto veramente una bellissima partita. Arriva Jan Radojkovic. Ecco, questa è la parata di Bortolot che ci vuole. Andiamo in cita. Fallo su Lazarevic. 2 minuti, meno 2. E vediamo il cambio adesso. C'è il giovane Morandel che entra in campo. Butta via un terzo pallone Santinelli. Niente da fare, giornata bruttissima, scusate, per lui. Qui adesso 1 minuto e 15, meno 2, ci vuole un miracolo e sicuramente un, vediamo, sfondamento. Fischio dell'arbitro, ci vuole velocità adesso e subito gol. Branch, ormai troppo tempo scorre. Difesa in area, 7 metri, non concesso, tempo che passa. Pulizia del campo. Posizione difficile per Lazarevic. Tenta tutto Lepan.
Branch, palo e esce la palla. Partita conclusa, vince il Trieste. Sfortunato anche l'Eppan in qualche occasione. E adesso Sarin fa gol, più 3 il Trieste. L'Eppan deve aspettare cosa fanno il Carpi e il Rubiera per sapere se può andare a Siracusa. Il mercoledì 18 para ancora Postonia, l'ultimo di Overauch, finisce 26-29, più 3 per il Trieste, e l'Eppan che non riesce a vincere da tanto tempo in casa. E adesso largo alle interviste.
Prova, prova. Eccoci qua alle interviste con Uroš Lazarević, molto incavolato con i suoi compagni e per il risultato 26-29 a favore del Trieste, e chiaramente non lascia scampo a Leppan neanche per il futuro, perché gli altri risultati che sono in bilico non graziano Leppan. Cosa racconti di questa partita e che cosa ha sbagliato Leppan per non vincerla? Abbiamo sbagliato gli ultimi 5 minuti. In inizio abbiamo giocato abbastanza bene, eravamo lì sempre un gol avanti dietro, ma infine, quando era decisivo, non abbiamo dimostrato carattere giusto e in momenti decisivi non siamo riusciti a fare gol quando serviva. Dopo anche tutta la partita abbiamo anche sbagliato tanti tiri puliti e mancava un pelo in più che serviva per vincere quelle partite. Sì, diciamo, io dalla regia ho notato che sicuramente abbiamo avuto anche un po' di sfortuna con qualche palo di troppo. C'è stato anche un 40 minuti dove i portieri non hanno dato grande supporto alla squadra in confronto ai portieri del Trieste, che hanno parato bene tutti e tre. Però quello che forse ha mancato completamente è stata l'organizzazione di gioco. Trieste ha giocato una difesa aggressiva, noi eravamo preparati per quello, abbiamo riuscito a fare anche tante cose positive, ma infine pallamano se gioca chi segna, se abbiamo sbagliato quelli palloni importanti e Trieste ha messo dentro, hanno infine... Infatti la differenza era quella che Trieste ha sbagliato pochissimo, Leppan ha buttato via un bel po' di palloni, ha sbagliato davanti alla porta, per cui risultato giusto alla fine, e adesso Leppan chiaramente deve vedere come va a finire la classifica per sapere con chi va a giocarsela nel primo turno del play-out, che inizierà il 18 di maggio. E Uroš, cosa speri di incontrare per primo o chi non vorresti incontrare per primo? Io non ho voglia incontrare quello o non incontrare altro, perché non dipende da altre squadre, noi in quel momento dipendiamo solo da noi stessi e noi abbiamo già dimostrato durante il campionato che potevamo vincere contro chiunque, purtroppo anche perdere contro chiunque, allora tutto dipende da noi, non da avversari, no? Bene, noi dobbiamo allora, fare speriamo di più. Di rimanere sani e di recuperare magari ancora l'ultimo infortunato, e se no dobbiamo giocarcela con chi è in campo. Hanno dimostrato che possono farlo, ma comunque ci vuole ancora un po'. Quello che è in campo deve sempre dare di più, e non deve pensare chi c'è e chi non c'è. Importanti sono quelli che sono in campo e ognuno deve essere concentrato su ogni tiro e ogni pallone. Bene, allora grazie e grazie. Alla prossima. Grazie, alla prossima. Ciao, ciao a tutti. Eccoci all'intervista con il mitico Giorgio Veglia del Trieste, che chiaramente con un sorriso, dopo aver vinto a Eppan 29-26, come dicevo, Giorgio, il Trieste non ha fatto sconti oggi. Certo, il Trieste viene da un buon periodo di forma, di esaltazione. Devo dire la verità, i ragazzi questi ultimi mesi sono stati eccezionali. Hanno fatto dei risultati e delle prestazioni al di sopra di ogni aspettativa. Devo ringraziare principalmente Freddy Radojković come tecnico, che sicuramente ha fatto, pur nelle difficoltà, pur nelle situazioni difficili, ha fatto giocare veramente una bella pallamano. Mi dispiace oggi per Leppan, perché sapevo che loro ci tenevano, era importante perché il loro campionato non è finito, però anche Trieste doveva fare assolutamente la sua parte. Beh, sicuramente sportivamente bisogna giocarsela fino a fine campionato. Chiaramente le cose cambiano per Leppan, il Trieste adesso con tranquillità può fare l'ultima di campionato
e abbiamo visto degli ottimi portieri in porta. Tutti e tre hanno dato un contributo grossissimo ai suoi compagni. Certamente io faccio l'in bocca al lupo a Lepan, perché non posso pensare che Lepan non riesca, toccamo ferro, a salvarsi, però sono sicuro che troverà certamente sia in Siracusa, in Rubiera, in Carpi degli avversari tosti. Il Trieste ha trovato una sua quadra, un suo gioco con i suoi giovani, con capitan Visintin, l'eterno Visintin, che sta giocando bene. Io sono soddisfatto, pur nelle difficoltà, sono soddisfatto di questa situazione, di questo secondo girone di ritorno, dove abbiamo fatto senz'altro bene, abbiamo giocato partite buone anche con squadre nettamente più forti, con roster importanti. Però quando vedo giocare ragazzi come Aldini, Rovatin, Stojanovic, Zoppetti e altri, senza dimenticare nessuno, mi fa piacere. Vuol dire che il lavoro che facciamo a Trieste è un lavoro importante e per la pallamano può far solo che bene. Ecco, infatti abbiamo visto che nelle difficoltà si fa giocare e si comincia a far giocare benissimo e far rodare i giovani, per cui alla fine una bella soddisfazione per il Trieste, per te Giorgio e chiaramente il lavoro di Freddy, e per cui auguri per il futuro e un buon fine campionato. Grazie, in bocca al lupo a Lepan.